ma se è il caso la sa. Dopodiché racconta il perché lui sta indagando quella cosa lì, su quali basi logiche e razionali lo sta facendo. Dopodiché racconta tutto il processo, dove il racconto del processo non è un racconto a parole, è descritto per filo e per segno. E se ha usato o dovuto realizzare o compiere degli esperimenti fisici o costruire un apparecchietto per verificare quella misura o quella cosa, fornisce esattamente tutti i dati per cui l'apparecchio possa essere ricostruito. La cosa viene accolta in prima istanza, mai accettata di punto in bianco, e nell'anno successivo, oggi, 500.000 di scienziati specializzati, tutti possessori di quella cultura, verificano, rifanno l'esperimento nello stesso modo, ne indagano tutte le contraddizioni. Se la verifica di tutti quanti dà risposta positiva, quell'avanzamento di ricerca, quella piccola scoperta, fa parte della storia della scienza. Questo mi porta ad affermare che se la democrazia ha come fine ultimo l'unità del sapere, la scienza è l'unica democrazia esistente, le scienze della natura. Le scienze dell'uomo, io le chiamo le quasi scienze, perché le scienze dell'uomo sono sempre riferite ad ideali di parte. Ed è vero, questa cosa l'ho fatta discutendo con qualcuno di loro, dico: ma noi ci stiamo attentissimi? Sì, forse qualcuno ci sta attentissimo, ma la puzza di appartenere a una classe sociale o di aver fatto, di avere nel cuore altre scelte, permane sempre. Allora, come artista, mi piacerebbe, questo meccanismo della scienza si chiama paradigma, è molto semplice. Ogni tanto qualcuno, sento, leggo, parla di paradigmi, non è vero, è uno solo, è semplicemente quello che vi ho descritto, con nulla in più. Dico, qual è il paradigma delle arti? Oggi, quando esistono 500.000 semipoetiche diverse, quando può essere affermato tutto e anche il contrario di tutto. Non è possibile. Quindi ho finito col dire, col pensare, per me, che non c'è un paradigma nell'arte, non è possibile. Perché se un'opera contiene in sé l'infinito, forse neanche Dio è in grado di spiegarla. Allora dico, però un quasi paradigma sono i poco più di 100 grandi capolavori che in 40.000 anni di storia sono stati realizzati. La qualità non esistono, per quanto riguarda limitatamente all'espressione, perché per ciò che riguarda le tecniche sono ravvisabili le qualità raggiungibili, per quanto riguarda l'espressione. E quando dico l'espressione non dico solo la pittura, ma dico l'architettura, dico la musica, dico la poesia. Per quanto riguarda questi campi, che è l'unico luogo dove la progettazione è di tipo globale. Il progetto di tipo globale è impossibile. Io in un libro ho cercato di dimostrarlo, non mi dilungo più di tanto perché ci porteremo lontani, però
è impossibile, ma guarda caso alcuni sono riusciti a farlo o ad avvicinarsi molto, che sono gli autori di questo centinaio di opere. Dico centinaio, qualche pignolo potrebbe dirmi no, sono 150, 220, perfetto, va benissimo, sto dicendo che è un numero di quelle dimensioni. Quindi se parliamo di Mantegna o di arte antica, se parliamo di musei d'arte, in un museo d'arte non è che tutti i musei d'arte contengono capolavori di questa qualità. Qualcuno non ne contiene nessuno. Qualcuno, sto parlando, come si chiama quello di Firenze, o quello dei Musei Vaticani, o del Louvre, insomma dei grandi musei esistenti, qualcuno ne contiene due, tre. Che, qual è l'uso che si può fare culturalmente? Qual è l'uso che, limitatamente agli artisti, a quelli che vogliono fare gli artisti? Se il problema è quello della qualità, questo è il riferimento della qualità raggiungibile. Se non si ha questo riferimento, allora cosa si ha? La qualità non viene mai decisa da un artista. Se lui è famoso o non è famoso, viene decisa dalla società.